se anche a voi è rimasta impressa l'immagine di Meghan Markle e del principe Harry che guidano verso il tramonto alla fine del loro ricevimento di nozze, sicuramente avrete presente il secondo abito da sposa indossato dalla duchessa di Sussex, una creazione di Stella McCartney personalizzata per l'occasione. Elegantissimo nella sua semplicità, il vestito ha ricevuto consensi da tantissime fashioniste in tutto il mondo, demoralizzate dal fatto di non poter acquistare lo stesso look. Almeno, fino ad oggi. Leggi anche l'abito di Meghan Markle per la festa di matrimonio? Una dichiarazione di intenti. L'abito da ricevimento di Meghan Markle infatti, nonostante fosse un modello customized, sarà presto messo in vendita da Stella McCartney come parte della sua capsule collection May We Love. Saranno tuttavia disponibili all'acquisto solamente 46 esemplari in edizione limitata, che non saranno delle repliche esatte, quanto piuttosto degli abiti che in un certo senso imiteranno l'ormai ricercatissima silhouette. Basti pensare che nei giorni immediatamente successivi al matrimonio, sul mercato c'erano già degli abiti da sposa ispirati a quello di Meghan Markle, firmati da brand da sposa come Memory Lane e Shauna Fey, per non parlare degli innumerevoli banner a pubblicizzare abiti a collo alto che ricordavano più che vagamente quello della duchessa di Sussex. La gamma in edizione limitata inoltre, sarà disponibile sia in bianco che in nero, 23 di ogni colore, un numero ispirato all'indirizzo del nuovo negozio di Stella McCartney a Londra. E saranno realizzati in viscosa sostenibile del marchio, al posto della crepe di seta usata per quello di Meghan. Leggi anche Tropping The Color 2018, i look di Meghan e Kate a confronto. Il prezzo di vendita previsto è di 3.500 sterline, e non sarà così facile mettere le mani su uno di questi abiti. Secondo quanto riportato da The Telegraph infatti, il marchio sta accettando le richieste di acquisto via email e, in caso positivo, invierà un invito per provare l'abito di persona alla boutique di Old Bond Street. Purtroppo, il marito reale non è compreso nel prezzo. Leggi anche i gioielli minimal e accessibili, amati da Meghan Markle,